Benvenuti, allora quindi stiamo seguendo il tutorial di 5 minuti di MicroStudio. In questo tutorial, fra le altre cose, si fa riferimento ad alcune risorse che si trovano in Itch.io. Quindi sono praticamente V3x3D Itch.io, o anche Itch.io lo trovate. In realtà Vexed sarebbe la persona da cui stiamo estraendo questi pacchetti risorse, e qui c'è scritto anche il link Vexed a cui si può andare per fare eventualmente delle donazioni, ma soprattutto quindi se noi andiamo a questo link vediamo che ci sono molti contenuti che costano anche relativamente poco, ma in mezzo a tutti questi contenuti vediamo che ce n'è uno in particolare che ho usato, abbiamo fatto vedere nelle nostre lezioni, che sarebbe Night qualcosa. Night è qualcosa, se non riusciamo a trovarlo facilmente, lo cerchiamo con il Ctrl N, quindi Night, con la N magari, Night, e qui abbiamo praticamente Deep Night 8x8 Platformer Assets. A questo punto andiamo sicuramente dentro il link, e nel link vedete che c'è la possibilità di costruire questo genere di piattaforme. E questo genere di piattaforme lo costruiamo, vediamo, con delle mappe e soprattutto con un personaggino che si muove in qualche modo. Questo asset pack lo possiamo scaricare con Download Now. Qui possiamo, se vogliamo, darci $2 per ringraziarlo. Se vogliamo fare solo qualche esperimento, ci scarichiamo il punto zip, download.zip. Quando è scaricato il punto zip, quello che c'è dentro il punto zip, che dovremo poi scaricare da qualche parte, ci sono sostanzialmente due immagini. Un player.png, che è questo, che lo estendiamo, in cui abbiamo un run cycle verso destra e verso sinistra, dei cycle, quindi delle animazioni che possiamo poi usare in MicroStudio. Abbiamo delle animazioni che permettono di spingere in corsa, e delle animazioni che permettono di fare un salto. Questo player.png ci permetterà di fare gli sprite. Invece Tiles and Enemies, questo altro PNG piccoletto, ci permetterà di fare delle mappe. Quindi rimanete sintonizzati. Nel prossimo video vi farò vedere come prendere questi oggetti e infilarli dentro MicroStudio.